Posti in piedi in Sì. paradiso Per per chi? Per lui no, sicuramente no. lui non c'è proprio posto, Per già perché è lui lungo e poi non se lo merita proprio, in diciamo piedi proprio che no, me lo no. possiamo mettere Sì, sdraiato. ecco, ma anche in un angolo, non sporca, d'altronde. No, per questi poveri disgraziati, questi tre padri, diciamo come stanno le cose, questi tre padri separati che condividono questa sorte, questa mala sorte. E probabilmente, vista l'affollamento di persone che vogliono trovare un posto in paradiso invece di quelli messi a posto proprio con tutti i crismi, probabilmente loro, se mai ci dovessero andare, troverebbero posto in piedi. I vostri sono personaggi diversissimi, apparentemente perché poi nella sventura riescono a convivere e andare anche d'accordo. Il tuo Favino è un giornalista, un critico cinematografico che però insomma viene declassato, e invece Giallini è il più malandrino della situazione. Malandrino mi sembra giusto, sì. Malandrino. Diciamo che Vincenzo è Vincenzo. Vincenzo, io t'ammazzerò. Si chiama Domenico il suo personaggio. Ogni tanto gli devo ricordare due cosette perché insomma, Allora, no, ma aspetta, Vincenzo in realtà è uno che mi ha chiamato prima. E Domenico Segato è un cialtrone rappresentato così bene da attori molto più grandi e molto più famosi di me nel corso del nostro cinema, no? Della nostra commedia. E, insomma, è un personaggio che mi attira sempre a fare. Molto bello, pieno di sfumature, pieno di roba, no? Donne, soldi, gioco, macchine piuttosto che barche, no? Che si abbronza, si mette lì a fare la lampada, veramente triste quella scena, che si abbronza per le donne, cioè sta lì che si cuoce praticamente nel suo Escort, brodo, si cuoce dice. nel suo brodo. Un escort, sì, per donne, agì, E Favino? agì. E io no. Io non escort per donne, Lui non esce proprio. io come posso sto a casa. Guarda, no, stasera non escort. No, io sono come dicevi tu, un critico cinematografico che è stato relegato alla cronaca rosa per vicende personali non ancora veramente molto chiare, e per le quali però ha dovuto abbandonare Gioco Forza, Ti la sei famiglia. ispirato a qualcuno? No, non c'era bisogno, la sceneggiatura era già così chiara e Carlo aveva idee molto, molto limpide al riguardo, per cui come spesso, molto spesso Carlo fa, fotografa dei tic, delle necrosi di questi personaggi, ci si può riconoscere tante persone come nessuna in realtà. Verrebbe da dire che è nata una coppia comica, perché voi insieme fate scintille. A Mi noi, piacerebbe guarda. tornare a lavorare insieme. Sì, questo Sì, sì. a Sì. me sì, anche tra 2 anni, insomma. Ecco, No, a me anche a marzo, aprile, mi ma non piacerebbe. accadrà, Non accadrà, state tranquilli. però, no, non accadrà. Ma noi ci conosciamo da tantissimo tempo. Lui era bello quando io l'ho conosciuto, cioè i capelli lunghi, era giovane addirittura. No, ci Lui conosciamo è rimasto bello, ma ancora per poco. ci conosciamo da 20 anni. Per cui queste realtà, i nostri tempi nella vita li conosciamo molto bene. Molto bene.